Ciao a tutti ragazzi, visto il periodo vi faccio vedere uno dei travi che preferisco per insidiare il pesce serra. Trave clippato con attacco alto. Prendo uno spezzone di trave, in questo caso uno 0,65, infilo una prima perlina, una girellina dove attaccherò il bracciolo, un'altra perlina, adesso infilo una mollettina o un tubicino di silicone, è indifferente, in questo caso una mollettina, altra perlina e adesso un crimp e diciamo la parte alta è fatta. Adesso infilo un altro crimp, una perlina rigida, bella generosa, in quanto metterò un bike clip a ombrellino, quindi mi occorre una perlina generosa e rigida. E adesso metto girella con moschettone per alloggiare il piombo. Serrare bene sempre i nodi e taglio l'eccedenza. Posiziono il bike clip subito a ridosso della girella con l'attacco per il piombo e serro il crimp. Preparo il terminale, cavetto termosaldabile da 25 libbre, doppio amo, faccio un nodo in modo in maniera che l'amo risulti mobile, faccio una piccola saldatura e con l'aiuto del filo elastico serro il secondo amo. Serra una distanza giusta per il trancio che desidero mettere, la dimensione del trancio che desidero mettere. Serro il secondo amo appunto per farlo diventare fisso in modo da fare un ferma esca. In questo modo durante il lancio il trancio rimane, non rischia di risalire verso il trave. Idem, l'altro capo del cavetto, faccio un'asola, faccio dei giri con l'eccedenza del cavetto e con un accendino saldo il tutto. La fiamma va tenuta giusto, non teniamola troppo. Eccoci. A questo punto prendo uno spezzone di, in questo caso sto utilizzando l'asso di cuori, uno 0,40, e collego il mio terminale al cavetto di circa 15-20 cm al massimo. E adesso colleghiamo il terminale unito di cavetto alla girellina del trave. Io per fare la misura corretta metto i due ami e bike clip, scorro tenendo in tensione sia il trave che il bracciolo e arrivati all'altezza desiderata dove c'è la mollettina che rimane in tensione, serro il crimp, così ho la giusta distanza e la giusta tensione del bracciolo. A questo punto collego nella parte superiore del trave la girella che poi andrà collegata al filo che esce dal mulinello. Ecco fatto.
Questo è un trave con attacco alto, si può fare di varie lunghezze. Trave con attacco alto, clippato, basso. Terminiamo il nostro trave inserendo e fissando una striscia di polisterolo che farà galleggiare la nostra esca. Ecco, trave con attacco alto, clippato basso. Pronto, io ora lo ripongo in questa maniera, avvolgo aiutandomi con la mano e poi lo blocco con due pezzettini di fin di ferro gommato, quelli che si utilizzano in cucina. Ecco qua, così è pronto una volta arrivati in spiaggia per l'utilizzo. Eccolo qua, trave con attacco alto, clippato, pronto per la spiaggia. Un saluto a tutti ragazzi.